Luciana Garbuglia, sindaco di San Mauro Pascoli. Il comune sostiene il cantiere artistico seconda edizione. Perché? Il cantiere artistico è una grandissima opportunità per la nostra comunità per mettere al centro la creatività, l'arte, la cultura. E questo fa il binomio e si sposa molto bene con la nostra calzatura. E infatti il cantiere artistico ospiterà proprio delle eccellenze di creatività dei nostri calzaturieri sammauresi. Quindi vi aspettiamo il 25 e il 26 al cantiere artistico e alla Fiera di San Crispino. Stefania Presti, vice sindaco del comune di San Mauro Pascoli. Il cantiere artistico è alla sua seconda edizione e il comune di San Mauro Pascoli lo accoglie a ridosso della Fiera di San Crispino. Sì, la Fiera di San Crispino entra nel cantiere artistico e il cantiere artistico entra nella Fiera di San Crispino. È un connubio bellissimo, quest'anno diciamo che abbiamo raggiunto dei livelli molto alti e che comunque l'identità sammaurese, la calzatura, che è sempre più presente nella Fiera di San Crispino, proprio grazie alle scelte dell'amministrazione comunale. Entra nel cantiere, anche nel cantiere entra appunto la calzatura, le opere contemporanee dei nostri più grossi calzaturieri. Quest'anno sono tre, Casadei, Gianvito Rossi e Giuseppe Zanotti, ma sicuramente negli anni questo interesse crescerà perché la calzatura è la nostra storia. E io voglio ricordare che qui al cantiere artistico, domenica ci sarà l'arte all'asta del Rotary del Rubicone e che quest'anno ha scelto appunto come location questa bellissima fabbrica che finalmente riprende vita grazie appunto alle amministrazioni che hanno dato il patrocinio per questo evento. Marco Bianchi, presidente dell'Associazione Culturale Il Cantiere Artistico, proprietario dello spazio Mirmar di San Mauro Pascoli. Cosa succede quest'anno? Quest'anno per la seconda edizione del cantiere artistico c'è un grande fermento. Andremo a operare in 2500 metri quadrati di arte contemporanea con tantissime novità, installazioni, opere contemporanee, artisti di tutti i generi a 360 gradi. Quindi quest'anno avremo delle grandi novità. Dall'Hotel Cabiria, che è un hotel con un sapore felliniano, dove ci saranno 15 artisti con 15 installazioni, con 15 opere diverse, tutte contemporanee, di artisti del territorio, fino al Rotary Club, che farà un'asta di beneficenza solo per noi, con altrettanti 37 artisti che hanno donato la sua opera per un'opera nobile del caso. Il cantiere artistico si svolge durante la Fiera di San Crispino. Sì. Durante il patrono dei calzolai e non potrà mancare di certo la calzatura al cantiere. Abbiamo delle cose incredibili. Abbiamo tutti i migliori calzaturieri di San Mauro, ovvero il lusso internazionale, che partecipano al nostro progetto. Uno di questi è Casadei, che porterà il suo must, che è la Blade, è un décolleté bellissimo da donne. Poi abbiamo Gianvito Rossi con una sua opera fantastica, noi le chiamiamo opere le calzature di arte contemporanea, e poi abbiamo un'esclusiva assoluta, lo stivaletto di Michael Jackson, disegnato insieme a lui dallo stilista Giuseppe Zanotti. Sarà una cosa sensazionale per quanto riguarda la calzatura. Ci saranno anche percorsi musicali? Assolutamente sì, avremo accompagnamenti musicali per tutto l'orario del cantiere artistico, con un progetto di Simone Ferrara dove metterà insieme DJ e VJ, tutti molto giovani, in via sperimentale con progetti completamente nuovi. Il cantiere gode anche della collaborazione con Matera, Città della Cultura 2019, con un grandissimo jazzista fisarmonicista che è Carmine Ioanna, dove porterà il suo nuovo CD in esclusiva per la Romagna e per il cantiere, che si chiamerà Solo.